Teramo torna a giocare in trasferta e questa paradossalmente è una buona notizia. Il diavolo lontano dal Bonolis infatti si esprime in maniera migliore di quanto non faccia dinanzi al proprio pubblico. I due 0-0 consecutivi contro Sant'Arcangelo e Albino Leffe tengono i biancorossi in linea di galleggiamento al terzultimo posto in classifica, ma impediscono ancora una volta il salto di qualità. E se il Teramo in questo momento si trova fuori dal play-out, lo deve sostanzialmente alla blitz di Padova di ormai 17 giorni fa. Furono quei tre punti infatti a dare un piccolo slancio fuori dalla zona spareggi-salvezza, non certo i due pareggi Streaming City presi in casa senza creare nemmeno i presupposti fondamentali per vincere. Domani contro il Sud Tirol sarà una gara complicatissima perché gli altoatesini sono 11 punti più avanti in classifica del diavolo, perché hanno appena regolato il Vicenza in trasferta e perché la squadra di Zanetti, assurdità del calendario, avrà due giorni in più di riposo visto che ha assolto l'impegno di campionato addirittura venerdì sera. In casa Teramo invece l'unico indisponibile Panico, che da giovedì torna col gruppo. Palladini prepara le contromisure con l'ex della gara Giacomo Tulli, positivo domenica contro l'Albino Leffe, che potrebbe essere l'uomo tra le linee di un 3-4-1-2 che prevederà Gondò e Baccio Terracino davanti al numero 11. Non riusciamo a fare gol, porca miseria, però c'è di buono che dai, almeno non prendiamo gol per adesso e dobbiamo migliorare, manca poco e dobbiamo cercare di migliorare da qui fino alla fine, di fare il meglio possibile. Per fortuna, vedendo gli altri risultati, credo che ci è andata anche bene, tranne Ravenna mi sembra. Dobbiamo concentrarci su di noi, dobbiamo fare sicuramente meglio. Dobbiamo, secondo me, giocare di più la palla da dietro in tante situazioni, però purtroppo ormai ci siamo, dobbiamo far meglio possibile. Anche vittorie sporche, diciamo, ecco, non per forza un bel gioco. Un giocatore come me non può, non aver ancora fatto gol, quindi dobbiamo migliorare tutti come squadra, perché poi il gol è una conseguenza. In difesa, Caidi e Speranza sono sicuri, con Milillo che potrebbe tornare dal primo minuto e Amadio e Ilari nella zona centrale del campo, con ai lati Ventola a sinistra e Sales a destra. A grandi linee, insomma, una riedizione dell'11 che ad inizio marzo vinse allo Stadio Euganeo contro la prima in classifica, dando quell'entusiasmo che due segni X consecutivi sembrano aver smorzato.